le sfide inedite e le grandi risorse della famiglia. In questo orizzonte si svolgerà la 14ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema «La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo», in Vaticano dal 4 al 25 ottobre prossimi. Dopo l'assise straordinaria del 2014, 45 padri sinodali nominati dal Pontefice, oltre tra l'altro a un numero rilevante di uditori e uditrici, tra cui 17 coppie di sposi, metteranno a fuoco una serie variegata di temi di grande attualità internazionale. Con noi Don Aristide Fumagalli, docente di teologia morale presso il Seminario di Milano. Affinché la famiglia possa vivere l'amore di Gesù, annuncia la Chiesa il Vangelo e celebra il sacramento del matrimonio. Ecco, in riferimento al prima, al durante e al dopo eventuale del sacramento del matrimonio, penso si possano precisare le aree tematiche che vedranno i lavori sinodali. In riferimento al prima del sacramento del matrimonio, i padri sinodali saranno invitati a considerare quali condizioni personali di maturità umana, di fede cristiana, sono necessarie per accedere fruttuosamente, validamente al sacramento del matrimonio, così pure quali cammini pastorali possono meglio promuovere l'accesso al matrimonio in un tempo in cui uomini e donne sono maggiormente inclini alla convivenza. Per riferimento al corso della vita matrimoniale, al durante, i padri sinodali sono chiamati a indicare quale accompagnamento può favorire la qualità delle relazioni entro appunto il vissuto familiare, nell'unione coniugale anzitutto, della generazione dell'educazione dei figli. E infine, circa il dopo eventuale del matrimonio, i padri sinodali affronteranno, come del resto hanno già fatto, la questione spinosa dell'eventuale fallimento della vita matrimoniale, valutando se l'attuale disciplina è adeguata o meno rispetto all'accompagnamento di coloro che si trovano in situazione di separazione, di divorzio o di nuova unione. Pensando alle tante famiglie in affanno che vivono il dramma del fallimento, i padri sinodali tracceranno itinerari di prossimità alla luce della misericordia tante volte richiamata da Papa Francesco. Già nell'imminenza della prima Assemblea Sinodale dei Vescovi, Papa Francesco ricordava che la condizione essenziale per far fronte alle sfide attuali della famiglia è quella di tenere fisso lo sguardo su Gesù. È incrociando gli occhi sullo sguardo di Cristo che è possibile imparare con quale sguardo poi guardare a uomini e donne feriti nelle loro relazioni più intime. E sotto questo profilo, l'eloquenza dello sguardo di Gesù è ben espressa dalle parole che egli stesso ha lasciato come promessa ai suoi discepoli. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Nel meglio discernere la disciplina pastorale rispetto alle situazioni delle famiglie ferite, la Chiesa non può dimenticare che la misericordia di Cristo è incondizionata, tutti raccoglie, nessuno esclude, si trovassero anche agli estremi confini, alle periferie più distanti del suo insegnamento. L'abbraccio rassicurante della Chiesa si estenderà anche a quelle famiglie che, pur nelle difficoltà di tutti i giorni, testimoniano di essere piccole chiese domestiche e cellule fondamentali della società. Ripetutamente, anche nei documenti prodotti in questo cammino sinodale, la Chiesa ha riconosciuto e ha ringraziato le molte famiglie che, pur nella complessità e tra le difficoltà del mondo contemporaneo, vivono l'amore di Cristo in modo fedele e indissolubile. Forse l'incoraggiamento migliore che può essere dato a queste famiglie è di farle sentire parte di una famiglia più grande, la Chiesa, la quale, assumendo uno stile meno formale e più familiare, può più credibilmente presentarsi come madre e come maestra. Volendo declinare le note parole di Paolo VI, secondo cui l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, potremmo dire che oggi la famiglia, più che sentirsi dire che cosa deve fare, ha bisogno di vedere come si possa amare.